dove si vanno a rappresentare i numeri complessi. Allora, per esempio, questo numero è 3 più i. Dove rappresentiamo i numeri complessi? In quello che si chiama piano complesso, piano di Gauss. Gauss. Già l'abbiamo incontrato. Gauss era tutto, matematico, fisico, c'era un sacco di occhi. Teorema della divergenza di Gauss. Perché in probabilità, mo che fate? Questa è la densità della gaussiana, poi ritornerà. Infatti prima dell'euro in Germania c'era il vezzo di dire che quando facevano il compito di probabilità che non si potevano usare questo, quello, quell'altro e banconote da 10 marchi, perché sulla banconota di 10 marchi ci stava la faccia di Gauss e la formula della densità della gaussiana. Sulla retta delle ordinate dopo i ci sono 2i, 3i, 4i, eccetera, no, i 2i, 3i, sull'asse delle ordinate ci sta ciò, e no, questo per dire che gli ignoranti non ci stanno soltanto in Italia, nel senso che una volta in Germania fu proposta una commemorazione per Gauss. Insomma, loro hanno un posto che dove ci mettono i busti di persone famose, ci mancava quello di Gauss e qualcuno fece la proposta di metterci anche quello di Gauss. E il ministro dell'istruzione dell'epoca, stiamo parlando di una ventina di anni fa, rispose: chi? E quello, siccome era un dottorando tedesco, cacciò la banca. E questo sta sulla banca di 10 marchi, insomma, pure lui lo dovrebbe conoscere. Ok, torniamo ai nostri numeri complessi. Allora, abbiamo un piano cartesiano, le due unità sui due assi le abbiamo chiamate qui, questo è l'asse reale, questo è l'asse immaginario puro, qui l'unità l'abbiamo presa pari a D, quindi ovviamente questa è la 2I, 3I che riportiamo. Se prendiamo un punto sul piano cartesiano, questo ha due coordinate, in questo caso per esempio l'ascissa è pari a 3 e l'ordinata è pari a 1 per l'unità fondamentale che è i, quindi il mio numero è 3 più i, e non posso fare di meglio, non posso semplificarlo, perché 3 e i non si possono, diciamo, algoritmicamente diciamo ridurre una forma così. Piuttosto lo posso rappresentare come un vettore, immaginate un vettore della fisica elementare che avete studiato al superiore, che parte dall'origine e arriva in questo punto. Ora, quest'altro punto, mettiamo E1 più I, se adesso vado a fare la somma componente per componente, cioè 3 più I più 1 più I, quanto viene? 4 più 2I. Ma fare questo 4 più 2I significa esattamente fare la somma come si fa con i vettori, con la regola del parallelo. Quindi la somma che facciamo noi componente per componente, quando facciamo 3 più i, 1 più i,
e fa 4 più 2i, questa somma corrisponde a fare geometricamente la somma dei due vettori con la regola del parallelo. Allora, facciamo qui un'altra copia del piano di Gauss. Prendiamo un numero complesso z e introduciamo un nuovo numero complesso collegato a questo. Allora, z è a più ib. Se io ribalto z rispetto all'asse delle ascisse, ottengo questo numero che si chiama z coniugato e si ottiene semplicemente cambiando il segno alla parte immaginaria. D'ora in poi non dirò coefficiente, dirò parte immaginaria. Ok? L'osservazione, adesso dobbiamo fare due osservazioni, così si spiega, poi alla fine di questa osservazione si spiega perché 1 su z faceva quel numero. Se io prendo z1 uguale a più ib e z2 uguale lambda, numero reale, io posso sempre vedere questi numeri complessi che stanno qua sopra, quelli che hanno la parte immaginaria uguale a 0 come numeri reali. Allora, se faccio z1 per z2, questo è uguale a lambda a più i lambda b, e quindi è come dire lambda z1, no? Quindi i numeri reali si possono tranquillamente giustapporre, i numeri complessi si mettono come se fossero messi in evidenza. Adesso invece, quindi moltiplicare un numero complesso per 5, semplicemente si moltiplica per 5 sia la parte reale che la parte immaginaria. Invece, andiamo invece adesso a fare z, vabbè, qua ho chiamato z1, sia z1 che z a più ib. Comunque, facciamo, riscrivo z uguale a più ib e andiamo a fare z per z coniugato. Allora, z per z coniugato, a per a fa a quadro, ib per meno ib fa più b quadro, poi abbiamo più ib meno ib, quindi questa la parte immaginaria se ne va, quindi z per z coniugato fa a quadro più b quadro. Allora, a questo punto è ovvio che z per z coniugato fratto a quadro più b quadro, a patto che naturalmente questo numero sia diverso da 0, fa 1. Questo, se ci fate caso, è esattamente quello che io ho preso per fare, è il reciproco di z. Quindi il reciproco di z non usciva fuori così dal cappello a cilindro, usciva fuori dal fatto che quando moltiplico un numero per il suo coniugato esce fuori un numero reale, e a quel punto per fare 1 basta dividere che è quello che esce. Mi serve ancora qualche altra definizione? Se rifaccio il disegno qui, adesso introduciamo quello che si chiama il modulo di un numero complesso. Il modulo di un numero complesso è la distanza nel piano, però stavolta visto come piano a coordinate reali, distanza dall'origine. Allora, come si fa la distanza dall'origine in questo piano? Beh, col teorema di Pitagora. Questa distanza di questo punto dall'origine è la radice di a quadro più b quadro. Non mi fate ib al quadrato,
innanzitutto questa è una definizione, quindi non c'è niente da capire. Però quella è la distanza nel piano dove stavolta le lunghezze le sto prendendo reali, non complesse. O in ogni caso, come lo volete mettere, mettere. Questa è una definizione, quindi non ci sta niente da capire. Si chiama modulo di Z questa quantità qua. In realtà il modulo di Z, se Z fosse un numero reale, il caso particolare in cui sia un numero reale, coincide con valore assoluto. Perché se stiamo qua, per esempio, se questo vale 3, il modulo di Z viene 3, se invece siamo meno 3, la distanza qua viene 3, perché devo fare la radice quadrata di 9. La radice quadrata di x quadro non è x. La radice quadrata di x quadro di un numero reale al quadrato è il valore assoluto di x. Perché quando si parla della radice quadrata senza specificare altro, si parla della radice quadrata aritmetica, cioè quella col segno così positivo. Quindi la radice quadrata di meno 3 al quadrato non fa meno 3, ma fa 3. Meno 3 al quadrato fa 9, la radice quadrata di 9 è 3. Quindi se faccio la radice quadrata di 3 al quadrato esce 3, la radice quadrata di meno 3 al quadrato esce sempre 3, quindi viene sempre il valore assoluto di x. Per quanto riguarda invece un numero complesso, non parlo di valore assoluto ovviamente, ma di modulo, perché stavolta ho due componenti e la distanza è definita come radice di quadrato, insomma il modulo è definito come radice di quadrato. Quindi con questa nuova notazione posso anche scrivere che 1 su z è uguale a z coniugato fratto modulo di z. Posso anche scrivere così. Va bene? Vabbè. Adesso io posso partirmene per la tangente e fare un sacco di esercizi. E già con la forma algebrica. Già con la forma algebrica. Tuttavia voglio invece andare avanti e passare alla forma. Gli esercizi li faremo, ma li faremo più giovedì. Voglio passare a quella che si chiama forma trigonometrica. Allora, cercate di stare attenti, soprattutto chi non ha fatto in maniera adeguata trigonometria, che stia attento, perché sto per dargli un'occasione di ricordarsi buona parte della trigonometria in pochi passi. Allora, dicevamo, un numero in forma algebrica, vabbè, qua c'è i, qua c'è u, qua c'è a più i b. Ok. Ora, questo numero posso anche scriverlo così, z uguale, metto in evidenza il modulo. Allora qua ci devo mettere a fratto il modulo più ib fratto la radice. Allora, allora, questa è un'operazione che farete milioni di volte, non la farete scritta così, ma la farete milioni no, ma centinaia di volte. Che cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo di questo vettore, stiamo scrivendo che il vettore è un multiplo di un vettore di lunghezza 1. Infatti, se questo numero qui lo chiamiamo W, provate a fare il modulo di W. Quanto viene? Viene a quadro fratto a quadro più b quadro più
B quadro fra A quadro più B quadro, e poi dovrei fare la, ma tanto questo sotto radice fa 1, radice di 1. Quindi mettere in evidenza in un numero complesso, mettere in evidenza il modulo, produce l'effetto che quello che rimane è un numero complesso di modulo unitario. Ma modulo unitario significa che nel piano la punta della freccia va a cadere sulla circonferenza unitaria. Allora, se questo angolo qui lo chiamo alfa, o teta meglio, se questo angolo qui lo chiamo teta, beh, le componenti quando sono? La scissa è? No, no, niente A, proprio cosine teta, che è quello di modulo 1, e questo è seno di teta. Però, quindi io posso riscrivere z come radice di A quadro più B quadro, che moltiplica coseno di teta più i seno di teta, perché seno di teta non è il b, è solo b, cioè è solo questo qua. Ah, per meglio dire, posso dire che esiste un unico teta compreso tra 0 e 2π greco. Perché devo scrivere teta compreso tra 0 e 2π greco? Perché se non ci metto questa limitazione non è unico. Come si misurano gli angoli? Innanzitutto gli angoli si misurano i radiani. Ma poi, per esempio, supponiamo che teta sia 45 gradi, cioè radiani di π greco quadro. Vabbè, questo è un po' di più. Diciamo 60 gradi π greco terzi. Beh, se oltre a π greco terzi facessi un giro completo, quindi si mettesse invece di π greco terzi 7 π greco terzi, sarebbe esattamente la stessa cosa. Il coseno e il seno verrebbero sempre uguali. Infatti coseno e seno sono funzioni periodiche di periodo 2π greco. Ah, se facciamo l'ulteriore passo di prendere il modulo e chiamarlo rho, allora posso dire che dato z diverso da 0, numero complesso, esiste un unico rho compreso tra 0 e più infinito e teta compreso tra 0 e 2π greco, unico, quel simbolo, questo qui, il punto scalare significa 1, tali che un'unica coppia rho e teta con queste limitazioni, tali che z si possa scrivere come rho coseno di teta più i seno di. Questa che abbiamo ottenuto è quella che si chiama forma trigonometrica del numero complesso. Vabbè, in particolare da questo fatto abbiamo ripassato che cosen quadro di teta più sen quadro di teta fa sempre 1, perché abbiamo detto che questo qui è rimasto un numero di modulo unitario. Quindi la relazione fondamentale della trigonometria, per chi ancora non lo sapesse, il coseno quadro più seno quadro fa sempre 1, ovviamente dello stesso angolo. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere la somma. Abbiamo detto corrisponde al fatto di fare la somma di due vettori con la regola del parallelogramma, ma andiamo a vedere invece il prodotto. Allora, io ho due numeri, z uguale rho. Per il discorso che ho fatto prima li scrivo in forma trigonometrica, cioè z lo scrivo come rho cos teta più sen teta, e w lo scrivo come sigma coseno di φ più i seno di φ. Forse stavolta era meglio alfa e beta, ma ormai è così. Ok? Allora, andiamo a fare z per w.
Allora, questi sono numeri reali messi in evidenza e si moltiplicano tra di loro e rimangono numeri reali messi in evidenza, coefficienti. Abbiamo visto che quando moltiplico un numero complesso per un numero reale, il coefficiente reale si può mettere in evidenza. Adesso devo fare la moltiplicazione delle due parentesi. Per quello che ho detto prima, qua ottengo coseno di teta, coseno di fi, i per i fa meno 1, meno seno di teta, seno di fi. Vabbè, parentesi qua non serve. Più i volte seno di fi cos teta più seno di teta cos teta, chiuso parentesi, e cancelliamo quello che non c'entra. Oh, nel fare questo prodotto io non ho avuto bisogno di nulla, l'ho semplicemente scritto in forma trigonometrica, poi ho fatto il prodotto come vi ho insegnato stamattina a fare. Adesso la cosa procede in un modo, diciamo, usando la trigonometria, però come regola mnemonica può essere usata al contrario per ricordarsi la trigonometria. Se uno conosce le formule di addizione di seno e coseno, coseno di teta, coseno di fi, meno sen teta, sen fi, non è altro che il coseno di teta più fi, più i volte, e questo chi sarà? Sen fi cos teta più sen teta cos fi è il seno di teta più fi. Allora, da questa, allora, questo è vero perché si dimostra in trigonometria, o diciamo, se volete, si potrebbe, perdendo 10 minuti, si potrebbe dimostrare anche adesso facendo un po' di proiezioni su un paio di triangoli, però non ci interessa adesso ripetere questa dimostrazione. Quello che ci interessa è sapere che funziona, anche perché vedremo ben presto come ricordarci. Da questa cosa, per adesso, magari io non me la ricorderò, seguitemi un attimo e vedete che ve la ricorderete bene. Adesso, se vado a fare il modulo di ZW, come si fa il modulo? Vabbè, questi qua sono in evidenza, sono positivi e rimangono ρ, sì. E poi devo fare il prodotto, perché sono in evidenza tutto, no? Questo è un coefficiente reale in evidenza tutto. Quando faccio A quadro più B quadro, metto in evidenza il quadrato di questo, poi lo porto fuori dalla radice e rimane di nuovo ρ, sì. Quindi rimane, poi devo fare il modulo di questo qua. Ma questo qua è un numero complesso, coseno più i seno dello stesso angolo, un numero complesso che sta sulla circonferenza unitaria. Quindi quando vado a fare il modulo esce 1. Escerà radice di coseno quadro più seno quadro che fa 1, radice di 1 fa 1. Quindi il modulo di z W è ρ sigma, ma chi erano ρ e sigma? Erano il modulo z e il modulo W rispettivamente. Allora vedete che per quanto riguarda i moduli, si perviene alla regola che il modulo del prodotto è uguale al prodotto del modulo, che è molto facile da ricordare: modulo del prodotto, prodotto del modulo. Vediamo adesso teta qui è quello che si chiama argomento di Z, si chiama argomento, i reattori tecnici lo chiamano fase, c'ha pure qualche altro nome, ma insomma si chiama, in matematica si chiama argomento del numero complesso. E adesso se io voglio fare l'argomento di Z più W, chi è? Chi è l'argomento di Z più W? È teta più fi. Ma chi sono teta e fi? Sono rispettivamente gli argomenti di Z e l'argomento di W. Allora, si usa dire che mentre i moduli si moltiplicano, le fasi o gli argomenti si sommano. Allora, precisiamo matematicamente. La seconda
è vera, si dice modulo 2π greco. Oppure si dovrebbe mettere una parentesi e 2π greco dentro. Che significa modulo 2π greco? Significa che se io avevo un argomento pari a 3π greco mezzi e un altro argomento pari a π greco, quando faccio il modulo di questi due numeri complessi, quando mi verrà l'argomento? 3π greco mezzi più π greco farà 5π greco mezzi. Tuttavia, sommando gli argomenti, posso uscire fuori da 2π greco, come in questo caso. Allora, sarebbe a dire, facciamo un esempio concreto, proprio corrispondendo a questa situazione qua. Allora, prendiamo il numero meno 2 e prendiamo il numero meno 3i. Ok? Allora, meno 2 come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come 2 per coseno di meno π greco più i seno di meno π greco. Meno 3i lo posso scrivere come meno, o lo posso scrivere come 3, scusate, per coseno di 3π greco mezzi più i seno di 3π greco mezzi. Dice, ma è strano, ma è vero però, perché coseno di meno pi, coseno di, scusate, qua pi greco, perché meno pi greco non lo so, coseno di pi greco fa meno 1, seno di pi greco fa 0, meno 1 per 2 fa meno 1. Questo perché? Perché il numero meno 2 sta qua, e meno 2, se andate a misurare quest'angolo, quanto fa? 180 gradi, che è esattamente pi greco. Quindi il modulo di meno 2 è 2 e l'argomento è pi greco. Meno 3i invece sta qua. Stavolta l'angolo sono 270 gradi, cioè 3π greco mezzi. Proviamo a vedere se è vero. Coseno di 3π greco mezzi fa 0, seno di 3π greco mezzi fa meno 1, meno 1 per i per 3 fa meno 3. Ok? Adesso facciamo, prendiamo questi due numeri, z e w, e facciamo il prodotto. Quanto fa? Fa 6i. 6i, come vedete, il modulo è il prodotto dei moduli. L'argomento adesso qual è? I sta su questa semiretta qua, la semiretta dell'asse immaginario positivo, diciamo con coefficienti positivi, la semiretta di sopra. E quindi l'argomento quant'è? Pi greco mezzi. Allora uno direbbe, no, ma allora gli argomenti non si sommano, perché pi greco più 3 pi greco mezzi non fa pi greco mezzi, ma fa 5 pi greco mezzi. Sì, ma 180 più 270, 180 più 270 fa 450, cioè un giro completo più 90. Allora, se ci togli il giro completo, ti trovi. Quindi quando io scrivo questa, devo aggiungere modulo 2 pi greco. Quindi questo fatto, se dovete ricordarvelo mnemonicamente, potete anche non ricordarlo, lo ricordate quando andate a scrivere nel dettaglio. Comunque, fatemi arrivare alla conclusione. Quando, quindi, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che un numero complesso può essere messo in questa forma, che ha dei vantaggi e anche degli svantaggi. Comunque, un vantaggio che ha è che chiarisce chi è il modulo e chi è l'argomento. Quando vado a moltiplicare due numeri complessi, che succede? Che i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Adesso, se io non mi se io dico a qualcuno e gli chiedo le formule di addizione di seno e coseno e non mi sa rispondere, ho diritto di bocciarlo. Perché per avere le formule di addizione, cosa basta fare? Prendi due numeri complessi, non ci mette neanche il modulo, mettici il modulo unitario. Vedete, un numero complesso fatto così e un numero complesso fatto così, quindi hanno modulo pari a 1. Quando li vai a moltiplicare, gli argomenti si sommano. Allora, quello che ti viene da questa parte, cosa deve essere? Se questa è la cosa intera, questa è la cosa in fi, questa deve essere coseno di teta più fi, perché gli argomenti si sommano. E questo che viene da questa parte, senza la i, deve essere seno di teta più fi. Cioè, stiamo rovesciando il discorso. L'unica
formula, siccome io mi ricordo che quando si moltiplicano i numeri complessi gli argomenti si sommano, le uniche formule di addizione di seno e coseno compatibili col fatto che gli argomenti si sommano sono quelle che dico. Sono quelle che dicono il coseno della più fi fa questo e seno della più fi fa questo. Senza lì. È chiaro? Lo ripeto, è chiaro? Quindi, se uno non mi sa adesso scrivere le formule di addizione di seno e coseno, non è questione che, ma io sai, io non ho fatto trigonometria. Vabbè, la funzione seno, la funzione coseno, ci capita ancora di rivederle, ma comunque un po' l'avete vista ai corsi, un po' qualche cosina pure te la puoi fare da te, ma quello che ti serviranno spesso, che sono le forme di addizione di seno e coseno, le devi sapere perché non sono altro che diciamo la moltiplicazione dei due numeri complessi. È chiaro? Ok. Allora vediamo adesso. Non abbiamo fatto esaurire i numeri complessi, ma per la teoria ci fermiamo qua, facciamoci qualche esercizietto. Cominciamo a fare qualche esercizio. Allora, allora cominciamo a fare qualche esercizio quasi banale. Allora, prendiamo z uguale 1 più i. Anzi, per non complicarvi le cose, mettiamoci 1 più i sul radical 2. Dipende da quello che devi fare. Mo vedi quello che devi fare. Calcolatemi z alla 2013. Suggerimento, cominciate a calcolare z quadro, z alla quarta, z ottava. Per calcolare, allora, ci sono almeno due o tre modi di fare questi esercizi. Comunque, primo suggerimento, allora, supponiamo che io debba fare 127 alla 2013. Quante moltiplicazioni devo fare? Sono scemo se faccio prima 12 modificazioni. Allora, fate queste 126. Ah, anzi, facciamo così. No, vabbè, facciamo, non mettiamo in mezzo altre cose, se no. Fate 127 al quadrato. Questa è una moltiplicazione, 127 per 126. Poi, se devo calcolare 127 alla quarta, che devo fare? Due volte. Quadrato di quello di prima, poi faccio 127 alla ottava fino a che arrivo a 127 alla 1024, perché 2048 è già più grande del 2013. A quel punto devo scrivere 2013 come 1024, poi ci rimane 989 più 512 più 256 più 128 più 64 più 989, quindi siamo 35 sotto, quindi 32 no più 16 più 8 più 4 più 2 più 1 no. Vediamo un po' se funziona. Non funziona perché questi sono pari.
e numeri dispari. Allora, allora non devo mettere, sì, perché 32, sì, perché devo togliere, se arriviamo fino alla fine era 2047, non era 2048, quindi devo togliere 35, no, devo togliere 34, quindi più, ok, ho tolto 34, dovrebbe funzionare, fate la somma. Allora, se faccio x alla 2013, questo è x alla 1024 per x alla 512 per tutte le altre. Quante moltiplicazioni devo fare? Allora, ho dovuto fare 10 potenze, è vero, potenze via via crescenti, quindi un po' più difficili da calcolare, anzi 9, perché ho fatto un quadrato, un altro quadrato, un altro quadrato, fino a queste 2 alla 10, quindi ho fatto 9 volte. Poi devo fare il prodotto di 1, che già ce l'ho, se ci metto 127 quel numero ce l'ho come base. Poi devo fare per 127 facciamo 112, per questo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In realtà devo fare 8 moltiplicazioni, quindi 8 e 9, devo fare 17 moltiplicazioni. Oddio, no? Ci va sempre mezz'ora, ci vuole, però non sono 2012. Allora, fatevi quei numeri, cominciate a calcolare 0 da qua. E ditemi quando fa. Non sparare i numeri all'8, perché sennò mi arrabbio. Mettete, calcolate, fate. Sapete fare un quadrato? E fare il suo quadrato. Il quadrato di fa meno 1. Ricordate. Quando viene? Non viene 2i. I. Guardate, la radice di 2 fa 2, poi sopra abbiamo 1 meno 1 più 2i, 2i fratto 2 fa i, ok? Sono 3 secondi, ma bisogna fare. Quindi la radice è il quadrato di i fa di quel numero di prima, 0, questo qua. Quindi 0 alla quarta. Quindi 0 alla quarta quando fa? Fai alla seconda. Guardate, la radice di 2 fa 2. 0 alla quarta fa meno 1. E 0 all'ottava? Fa 1. Ecco, adesso ci avete scritto tutto quello che vi serve. Allora, 2013 è uguale a 2000 più 8 più 4 più 1. Adesso mi dovete rispondere quando fa 0 alla 2013. Ma fate il conto che ci arrivate piuttosto che fare queste. Allora, io devo fare 0 alla 2013. Allora, questo posso scrivere z alla 2000 per z alla 8 per z alla 4 per z alla 1 che fa 0. Allora, sostituiamo qualche cosa che sappiamo. Questo quanto fa? Questo quanto fa? E questo quanto fa? 1. Perché 1? No, che l'esponente è pari, che ci azzecca? Questo pure è pari e fa meno 1. Perché una volta arrivato 1? No, perché 2000 è divisibile per 8. 8 per 2, 2000 è
8 per 250. Quindi mi faccio prima la z alla 8 che fa 1, alla 250 sempre 1 fa. Che ci azzecca che fa? Z alla 4 pure esponente, pure pari fa meno 1. Z alla 4 pure pari fa i. E allora quanto viene? Meno 0, cioè meno 1 più i. Figurativa. È chiaro o no? Qua facendo le potenze successive abbiamo scoperto che se z alla 8 fa 1, tutte le potenze con un esponente multiplo di 8 faranno sempre 1. Z alla 24 e z alla 8 alla 3, 1 alla 3 fa 1. Chiaro? Ok. Adesso rifacciamo lo stesso esercizio, vediamo se ci abbiamo 2 minuti. Il bel di no, ci abbiamo 10 minuti. Chi volete via? Allora, rifacciamo lo stesso esercizio in forma trigonometrica. 1 più i fratto radical 2 è uguale, allora il modulo se lo andate a fare viene 1, viene coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti. Coseno di pi greco quarti, seno di pi greco quarti è 1 su radical 2, ovvero radical 2 su 2, la stessa cosa. Quindi l'argomento di z è uguale a meno, scusate, a più pi greco 4. Allora adesso è z alla 2013. Allora il modulo fa modulo di z alla 2013. Siccome i moduli si moltiplicano quando faccio la potenza, è come il modulo della potenza, è come se fosse la potenza del modulo. Il modulo faceva 1 e rimane sempre 1. Vediamo invece l'argomento di z alla 2013. Questo è uguale a 2013 volte l'argomento di z. Quindi uguale a 2013 volte pi greco quarti. Allora, un pi greco quarti, scrivetelo a, diciamo, a parte. Ok? Anzi, 5 pi greco quarti, vedi là. Ok? Adesso, se io vado a dividere, dividendo, qua mi viene 502 pi greco più 5 pi greco. Ma 502 pi greco è un multiplo di 2 pi greco, cioè ho fatto 251 giri della circonferenza. Quindi questo qua si scrive così, uguale a questo modulo 2 pi greco, cioè se eliminiamo i multipli di 2 pi greco a sommare rimane 5 pi greco quarti. Adesso quando fa 5 pi greco quarti? Pi greco quarti, pi greco mezzi, pi greco, 5 pi greco quarti. Questa era pi greco quarti. 5 pi greco quarti corrisponde sulla circonferenza unitaria esattamente alla posizione diametralmente opposta, cioè pi greco quarti più pi greco. La posizione diametralmente opposta, se prima c'avevo z, adesso mi dà meno z. Quindi z alla 2013 uguale coseno di 5 pi greco quarti più i seno di 5 pi greco quarti, e se volete è meno 0, oppure scrivete meno 1 più radical 2 fratto, 1 più i fratto radical. Ok? Sostituite esplicitamente, oppure osservate che è uguale a meno 0, oppure insomma. E questo è un piccolo esercizio. Adesso ne facciamo un altro. Questo ha una valenza importante perché lo chiedo sempre pure all'orale.
risolvere questo esercizio non serve quasi nulla sui numeri complessi, serve solo una cosa, ma a un certo punto. Allora, supponiamo di z più i fratto 2z meno i uguale 1 più 2. Dovete risolvere questa equazione. Ok? In realtà questa equazione è lineare. Io davanti a z potevo mettere anche dei coefficienti complessi, ma per comodità ci ho messo dei coefficienti reali. Il problema è che voi un'equazione del genere, non so perché, anche se ve lo sto dicendo adesso, anche se ve lo ripeto, anche se ve lo ripeto un'altra volta ancora, quando mi arrivate cominciate a sostituire z uguale a più b. Fate tutto quello che dovete fare e quindi trovate un sistema in a e in b, vi incasinate e fate e mi producete una soluzione sbagliata. Raramente arrivate a... In realtà questa qui è un'equazione lineare. Lineare perché posso togliere il denominatore e moltiplicare. Dice, ma devo stare attento che z non sia i mezzi, cioè che il denominatore sia diverso da 0. Allora, tutte le equazioni lineari col denominatore, prima si toglie il denominatore, si fa tutto quello che si deve fare e poi dopo alla fine si verifica se la soluzione dà problema. Non è, allora, in molte situazioni in cui siete stati fintamente educati a dover prima controllare diciamo tutta una serie di condizioni per poterla fare, molto spesso, siccome queste condizioni si accumulano, te le devi tenere da parte, poi te le dimentichi, poi non te le riporti qua. Allora, si va avanti. Se, nel caso in cui le operazioni che facciamo possono solo introdurre delle soluzioni che si chiamano spurie, cioè soluzioni che non funzionano, allora si va avanti, si trova e alla fine si scarta le soluzioni spurie, punto. Ok? In questo caso si troverà un'unica soluzione. Se quella soluzione annulla il denominatore, quel denominatore, allora si piglia la soluzione. Cioè, in questo caso sarebbe solo se nel caso che z sarà uguale a i mezzi. Facciamolo che si fa prima. Z più i deve essere uguale a 1 più 2i che moltiplica 2z meno i. Ci siamo fino a qui? Adesso sviluppiamo. Qui abbiamo 2z, allora z che moltiplica 2 più 4i, ho moltiplicato la z per questa roba qui, e poi c'è la parte senza z che è meno i più 2, perché qua meno i per i fa 1, per 2 fa 2. Adesso porto tutto quello che tiene, che ha la z da una parte a destra, quindi mi rimane z per 1 più 4i. Perché? Perché qua c'è una z, allora porto a destra diventa meno z, la tolgo e diventa z per 1 più 4i. E tutto quello senza la z a sinistra, allora viene meno 2 più i, meno 2 più 2i, perché un'altra i c'era a sinistra e quindi viene meno 2 più 2. Adesso l'unica cosa che devo fare è moltiplicare ambo i membri per 1 meno 4i. Perché moltiplico per 1 meno 4i? Perché così a destra z ce l'ho, questo è il numero complesso, questo è il suo collegato, mi esce fuori 17z. 1 per 1 1, 4 per 4i per meno 4i fa più 16, 17, e poi per tutti i quello ci sono. A sinistra invece, se ho fatto bene i conti, viene, allora qui ho meno 2, poi 2i per meno 4i fa più 8, quindi meno 2 più 8 fa 6, poi prodotti in croce fanno 8i più 2i e fanno 10i. Quindi se ho fatto bene i conti,
z è uguale a 6 più 10i fratto 17. Controlliamo, perché tutti possono sbagliare. Allora, sostituisco nell'equazione originale. Innanzitutto, se ho fatto bene, la soluzione è quella, in quanto non è i mezzi. Adesso devo fare 6 più 10i fratto 17 più i fratto 2z, quindi 12 più 20i fratto 17 meno i. Allora, cosa devo fare? Sopra mi viene 6 più 27i e sotto mi viene 12 più 20 meno 17, che fa 12 più 3i. Quindi qua posso semplificare per 3, qua mi viene 2 più 9i fratto 4 più i. Il 17 e 17 l'ho semplificato subito, insomma. Adesso che cosa devo fare? Devo moltiplicare, e tutto questo deve fare 1 più 2i. Allora basta moltiplicare questo per questo e vedere se si trova. 4 per 1 4, 2i per i fa meno 2, 4 meno 2 fa 2, 4 per 2i fa 8i, 1 per i fa i, 8i più i fa 9i, e si trova, e sta a posto. L'abbiamo fatta, l'abbiamo verificata. Adesso mo, vi andate poi a ripetere la lezione, vedete quanto tempo ci abbiamo messo con tutta la spiegazione. Ci abbiamo messo meno di 5 minuti. Normalmente vi do questo esercizio dopo 10, 15, è capitato pure un po' difficile perché il denominatore è venuto 17, normalmente viene un po' più piccolo. Se, diciamo, ve lo do, normalmente dopo 10 minuti state ancora facendo cosa, non so, non lo so, però state ancora lavorando. Vabbè, oggi.